Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova reaction. Questa notte al Comic Con Experience sono usciti ben due trailer che attendevo tantissimo, ovvero quello di Guardiani della Galassia Volume 3 e quello di Indiana Jones 5. Per via di impegni ho potuto registrare solamente adesso, quindi non ho ancora visto i trailer ovviamente, e soprattutto per quanto riguarda quello di Guardiani della Galassia ho, come dire, un hype della Madonna, quindi direi di iniziare subitissimo con la reaction. Magari come sempre supportate il canale lasciando un like, iscrivendovi se vi trovate qui per la primissima volta, e fatemi sapere cosa pensate voi di questi trailer e se attendete questi film con un commento qui sotto. Grazie in anticipo. Vediamo questo trailer, mi hanno detto che è molto triste, e non sono pronto, anche perché in generale non penso di essere pronto per Guardiani della Galassia Volume 3. Aiuto, soprattutto dopo l'Holiday Special. Bello, mi piacciono sempre questi cambi nel logo. Siamo stati via per un bel po'. E nonostante tutto, ora la galassia reclama i suoi guardiani. Dagli nuovi costumi, Groot. Ciao. Mi piace un po' di più. Veniamo in confronto a quello dell'Holiday Special. Figo questo pianeta. Ma dai, Drax, sul serio? Ma... ah, Drax lo adoro, per questo ho paura per questo film. Non dimenticare mai da dove veniamo. I Teletubbies. È da tutta la vita. Ok. Che scappiamo. Ma era Star... è Star-Lord? Non penso muoia lui. Scappare. Raga. Non fatelo. Quindi si riuniscono subito, penso. Voleremo via insieme. Un'ultima volta. Nell'infinito. Alto evoluzionario, ok. Madonna, madonna, ma che... questa dovrebbe essere Lady Gaga, forse, secondo i rumor. Oh! Figo! Adam Warlock, molto... no. Ah. E uccidiamo chi si mette di mezzo. No, non si uccide nessuno. Qualcuno? No, nessuno. Uno solo, uno insieme a cui nessuno vuole bene. Che storia triste. Ragazzi, ho paura per il film, ma non vedo assolutamente l'ora di vederlo, naturalmente. Arriverà in Italia due giorni prima, come ormai solito per i film Marvel, in confronto all'America. In America arriva il 5, da noi il 3 maggio. Aiuto, lo ripeto, aiuto, perché intanto si è visto Star-Lord in braccio a Nebula, se non ricordo male, e non penso spoilerino la sua morte già nel trailer, quindi magari appunto un depistaggio da parte di James Gunn. Però comunque lo stesso James Gunn ha detto che qualcuno di importante morirà nel film. Io penso che siccome si andrà esplorando il background di Rocket Raccoon, sarà lui ad avere la croce sulla fronte assieme a Drax, in realtà, perché c'erano rumor che parlavano della scoperta da parte di Drax che la figlia non è realmente morta, e appunto magari si esplorerà di più anche il suo background. E quando succede una cosa del genere in qualsiasi film, soprattutto d'azione, di conseguenza credo saranno loro almeno i principali a lasciarci. Poi penso che potrebbe morire anche qualcuno di un po' più secondario. Kraglin, spero di no. Almeno lui che è appena entrato nei Guardiani, appena, che comunque è nuovo, novellino dei Guardiani, spero non muoia. E credo che dopo questo film ci saranno altri film dei Guardiani della Galassia, ma possibilmente non con questo gruppo, naturalmente. Quindi né con James Gunn ai lavori, e nemmeno con Star-Lord, Mantis, Nebula. Nebula potrebbe morire, per quanto mi riguarda. Non perché la voglia morta, ma... potrebbe, nel senso che c'è una possibilità che muoia. Gamora sarebbe stupido farla morire di nuovo, perché all'interno dell'MCU è già morta, quindi sarebbe un po' ripetitiva come cosa. E appunto gli unici che potrebbero lasciarci sono quasi sicuramente Drax e Rocket. Credo che dopo questo terzo volume Adam Warlock, che qui viene presentato all'inizio sicuramente come villain, entrerà nei Guardiani, quindi farà parte dei Guardiani. Possibilmente verrà inserito anche Nova, personaggio che James Gunn non apprezza tantissimo, e quindi magari dopo la sua scomparsa lavorativa dall'MCU inseriranno anche Nova all'interno dei Guardiani, o comunque nella lore dei Guardiani della Galassia. Ci sono rumor che vorrebbero uno special su Disney Plus dello stesso Nova, quindi possibilmente
lo avremo presto come personaggio, e riconfermo le mie più sentite paure. Sarà difficile vedere questo video soprattutto dopo l'Holiday Special, di cui ho già parlato sul canale sia nella recensione dedicata al prodotto, ma anche nella top 18 dei prodotti della fase 4 dell'MCU, che vi lascio comunque qui nelle schede, entrambi i video. Adesso passo direttamente a registrare la reaction al trailer di Indiana Jones The Dial of Destiny, che è il titolo del quinto film, e niente, ci vediamo al prossimo video. Come sempre vi ricordo che in descrizione ci sono i link importanti tra i social e il link di Pumpling, codice il pensiero 4 per supportare il mio canale e avere un paio di calze gratis a scelta. E ragazzi, io sono Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi, noi ci vediamo in un prossimo video, sempre prossimo video che arriverà fra poco in realtà, se non è già caricato, noi ci vediamo in un prossimo video, sempre su questo canale. Andri passa e chiude, ciao!